e quindi i Dioscuri. Sì, questa sera qui al Centro Stoico ci saranno i Dioscuri, che appunto sono molto conosciuti in Sicilia e non soltanto, che faranno musica popolare, etnica, e è stato scelto appunto il Centro Stoico per valorizzare questo territorio che sappiamo bene che è la parte più antica, che conserva delle testimonianze ambientali, culturali, tradizioni, eccetera. Per cui sono contenta di stare qui con voi e quindi buon concerto a tutti. Oltre 45 anni di successi, Dioscuri si esibiscono al Centro Storico all'interno di una manifestazione che salta in Natale. E qual è l'emozione? Sembra un'emozione stare sul palco? Intanto in questi quartieri io ci sono cresciuto. La mia adolescenza l'ho fatta in via Santa Maria dei Greci, Bibbiria, sono andato a scuola a Bibbiria. Quindi tornare in questi posti mi emoziona tantissimo. Quindi sono felice di essere qua stasera dopo 18 anni, perché 18 o 19 anni fa siamo stati qui in questa via San Girolamo a fare il concerto di Natale. Sì, noi saremo il 29 di dicembre a Siculiana, il 30 saremo al Palazzo dei Congressi con il nostro concerto, dove metteremo anche dei brani sul Natale, il nostro concerto intero. Sotto l'albero di Natale tante novità, anche targate Dioscuri. Chi è che si aspetta qualcuno? Ma guarda, intanto è una novità il fatto di esserci, quindi già, no? È una novità il fatto di esserci e di essere presente, perché credimi, 45 anni di attività sono molto ma molto pesanti, per cui ogni anno la nostra presenza è sempre una novità. Chiaramente noi nel giorno 30 faremo un concerto dove metteremo in scena il repertorio classico nostro, chiaramente con innovazioni. Magari chi non ha avuto modo di ascoltarci in questi ultimi anni avrà la possibilità di sentirci anche in una versione leggermente diversa. Quali sono le novità rispetto ai concerti che sentiremo adesso? Ma le novità che abbiamo apportato già da qualche anno, che abbiamo inserito nuovi strumenti, vedi la batteria, il basso e anche le tastiere, assieme ai classici strumenti quali la chitarra, il mandolino, il Suzuki di Giovanni e via di seguito, per cui le sonorità si sono un po' ammodernizzate, e quindi allora queste sonorità oggi sono più moderne, però rispettiamo sempre quello che è il classico antico dei Dioscuri da 45 anni a questa parte. No, è uno spettacolo composto dove ci sarà una prima parte giorno 30 al Pala Congressi dedicata alla satira, all'umorismo, e subito dopo seguirà il nostro gran finale per chiudere tutta la rassegna, che sarebbe il Natale in teatro al Pala Congressi, che è iniziata il 26 di dicembre e si concluderà proprio il 30 col nostro evento, insomma. E vi invitiamo tutti a venire numerosi, perché sarà una bellissima serata con alcune belle novità. Più siamo, meglio è. La ninna nanna ti voglio cantare, la ninna nanna ti voglio cantare, la ninna nanna mio caro bambino, la ninna nanna ti voglio cantare. Buon anno a tutti!